Inizia in questo momento il match, giù il pallone, poi Bessa, Daniel, il numero, si libera di 1-2-3 avversari, lo spunto di Bessa, attenzione, ancora lui, azione strepitosa di Daniel, entra in area di rigore, sempre Bessa, solo lui, Bessa, che gol, Daniel Bessa, mamma mia, un'azione straordinaria, fa tutto da solo, si beve l'intera difesa olandese e l'Inter passa al secondo minuto con l'assolo strepitoso di Daniel Bessa, che poi accenna a un passo di danza. 1-0 per l'Inter di Andrea Stamaccioni. Ma cosa ha fatto questo giocatore? Qui rivediamo, si è bevuto in dribbling l'intera difesa del PSV, ha aspettato il momento per calciare, la conclusione soltanto toccata da Bertrams. Davvero ci sta piacendo tanto, attenzione al lancio sulla sinistra dove Alborno va a contrastare Van Overbeck che lo punta uno contro uno, Alborno lo mette giù, poi Van Overbeck lo salta, attenzione, pericolo in area di rigore, il traversone, il colpo di testa di Giannetti, non è finita la conclusione, la finta di Antonio, ancora Antonio, prova a fare tutto da solo, Melgrati ci mette una pezza per due volte. La battuta lunga adesso a cercare Samuele Longo che ruba un gran pallone, attenzione, ancora Longo in area di rigore, sempre Longo, prova la solo personale, va giù, tutto regolare dice il direttore di gara. E qui onestamente è da rivedere perché Longo aveva fatto una gran cosa, poteva forse servire Pecorini, qui rivediamo, Longo sbilanciato e qui poteva starci il rigore. Attenzione però a Mella che prova a fare tutto da solo, la fisicità di Mella, messo giù, calcio di punizione, bravo anche il numero 2 nerazzurro, anzi scusate, si trattava di Giannetti che ha mostrato buona gamba. Parte Bessa sul secondo palo, il colpo di testa, palla che resta viva, Mella fuori gioco. Attenzione al PSV con Antonio che ha il problema di girarsi, il passaggio filtrante adesso, la parata bassa da parte di Melgrati, perfetto. Avere schemi creativi ma anche indubbiamente efficaci sui calci piazzati, grande attenzione in allenamento. Qui la palla in profondità, là dove c'è Duncan, attenzione, Duncan deve uscire con le mani Bertrams, Duncan poi lo travolge di impeto, viene a sua volta travolto, rimane a terra, l'arbitro va a interrompere il gioco, da un calcio di punizione al PSV e parallelamente consente l'ingresso ai sanitari nerazzurri per controllare le condizioni di Joseph Alfred Duncan. Attenzione, calcio di punizione, la conclusione a giro da parte di Van Ooyen che non era male, la posizione non era semplice. Andrea Stramaccioni, la palla in profondità, il pallone toccato all'indietro, attenzione a Longo che arriva come un falco, Longo salta il portiere, palla che resta viva, Longo! 2-0 Inter, l'ingenuità clamorosa della difesa del PSV, il raddoppio dei nostri ragazzi con Samuele Longo, bravissimo ancora una volta ad andare a credere ad andare a prendere il pallone, un pallone su cui nessun altro avrebbe scommesso nulla. Guardate qua, Longo che va comunque a prendersi il pallone, il tocco decisivo, poi è anche fortunato con il rimpallo e la freddezza per metterla dentro. 2-0 al 41esimo, sta costruendo un'intera sua immagine e somiglianza. Qui recupera un altro pallone Longo, sempre lui l'uomo più pericoloso, entra in area di rigore, attenzione, Longo cerca un tiro cross con l'esterno con due compagni da servire a centro area, qui sbaglia Samuele Longo perché pecca di egoismo. Recupera palla l'Inter, adesso pronta a ripartire Bessa, che lancio di prima intenzione nello spazio per Longo che è più veloce, attenzione, Longo va fuori un avversario, sempre Longo in area di rigore, Longo, la conclusione deviata ma spettacolare, il pallone di Daniel Bessa di prima intenzione sulla corsa di Samuele Longo. Che partita che sta facendo questo giocatore, rivediamo qui il lancio di prima intenzione per Longo che dribbla contro dribbla, si crea lo spazio per la conclusione, non riesce però a trovare la porta, secondo corner per l'Inter. Inter che ha rischiato di farne un terzo con Longo per due volte in chiusura di prima frazione. L'arbitro dice che basta così. La partita è ancora tutta da giocare, ci sono ancora 45 minuti, ma lasciatecelo dire almeno ora che bella Inter che stiamo vedendo quest'oggi. Può andare sulla destra il movimento di Van der Urk, detta il passaggio, riceve il pallone, subito il raddoppio di Alborno, sovrastato da Van der Urk, la palla poi giocata, attenzione all'interno dell'area di rigore, il tentativo che non riesce, poi il tiro da fuori e la palla che termina sul fondo, l'occasione per il PSV Eindhoven è capitata sui piedi del numero 8 Van Ooyen. Proprio lui infatti che ci prova col mancino, il gol del PSV, la bomba di Tannane,
Torniamo in cronaca però perché c'è Bessa, palla al piede che serve proprio Duncan, che ha lo spazio per andare a tentare il traversone. L'effetto, la palla dentro, lungo anticipato, in agguato sul primo palo, ancora Inter pericolosa. Schemi di Strabaccioni, ecco il pallone dentro di Duncan, la palla che attraversa tutta l'area di rigore, poi Krisetic, messo giù tutto regolare, Giannetti, il tiro da fuori, la palla che si spegne sul fondo. In profondità a servire Longo, fantastico l'aggancio, si gira, attenzione, Longo in uno contro uno, in area avversaria, Longo sempre lui, Longo fa tutto da solo, ancora Longo salta il portiere, poi si porta il pallone troppo in profondità, aveva fatto tutto bene, non ha mai trovato l'attimo per calciare a rete Samuele Longo. Longo che di testa possono dire da loro, ecco Jacopo infatti, intelligente il pallone con il petto, poi Longo mette giù la sfera, attenzione ancora Longo in area di rigore avversaria, cerca il numero, va via un avversario, sempre Longo, attenzione in area di rigore, doppio passo Longo, poi ci prova da solo con il sinistro e per poco l'Inter non trova il gol del 3-1, sempre Samuele Longo. Romano, c'è Pecorini da solo, Romano cerca invece il cambio di passo, attenzione ancora Romano all'altezza dell'area di rigore, serve Pecorini che alza la testa, la palla ancora di ritorno per Romano, Pecorini è stanco però, non ha lucidità per servire a sottare il compagno smarcato. Pallone intercettato da Pecorini, bravo Longo a metterla giù, c'è Duncan che è partito, lo serve Longo, ottimo il pallone, può andare il Ganese, la mette giù Duncan, non c'è nessun compagno che lo segue, Duncan fa fuori un avversario, entra in area di rigore, ancora Duncan, attenzione, è solo Duncan, la parata di Bertrams. Ce ne sono altri 90 minuti, siamo nel recupero nel frattempo. Palla calciata verso Melgrati, attenzione, il colpo di testa di Chisela, poi una carambola, ne esce favorito il PSV che adesso ha questo pallone all'altezza dell'area di rigore, deve uscire Melgrati, liscia clamorosamente, è il pareggio del PSV. C'è forza, allora non è ancora finita, la palla è giocata da Vojtus, lo scambio con Romano, lo serve Vojtus, attenzione a Romano in area di rigore, Romano alza la testa, Longo, 3-2 Inter, il cuore di questi ragazzi, il cuore di questi ragazzi, 3-2 al 49esimo Samuele Longo, il cuore di questi ragazzi che non mollano mai, non meritavano il gol del PSV. E allora il 3-2 grazie al gol, lo rivediamo, di Samuele Longo, perfetta comunque la combinazione con Romano che ha avuto la lucidità di servirlo al centro con questo pallone, e allora Longo al 93esimo riporta l'Inter in vantaggio, anzi scusate al 94esimo riporta l'Inter in vantaggio. L'arbitro dice che basta così, non c'è più tempo, l'Inter vince per 3-2 contro il PSV Eindhoven ed è una vittoria di platino per come è maturata, per la voglia che ci hanno messo questi ragazzi che hanno rischiato di essere beffati al 91esimo.